Benvenuti a questa sfida tra Freedom e Nofka, una partita interessante qui al San Siro. Il Freedom deve assolutamente vincere in quanto ha soltanto 5 punti, mentre il Nofka vogliono arrivare in alto con gli 11 punti. Ora al momento hanno 8 punti e quindi il Freedom, se dovesse vincere, li raggiungerebbero a pari punti. La partita è certamente interessante. Tutto pronto per questa sfida. Si inizia il match dunque, come detto una partita interessantissima. Entrambe le squadre hanno voglia di successo, soprattutto il Freedom secondo me, dopo insomma un inizio di stagione pessimo per la squadra di John De La Cruz. Oggi sembra essere arrivato il momento di riuscire a vincere almeno una partita dopo una vittoria contro i Monsters. Oggi hanno bisogno di vincere qua in casa contro il Nofka. Il Nofka che non solo il Battle Impact e che quindi in questo momento non è che stanno facendo molto bene, però posso comunque dare molto a questa partita. Padre Barriga Rodriguez oggi è assente in linea di ossa al suo posto, appunto Barriga Rodriguez, che secondo me può fare molto, ma ovviamente non ha le stesse capacità e qualità di dell'argentino. Il Colci gioca, poi gioca anche Morutto. Sono molti cambi in questa parte, d'altronde i giocatori sentono la stanchezza delle prime 6 giornate e quindi sono stati effettuati vari cambi. Mamori, giocatore importantissimo, noi insieme a Priceless per questa squadra. Altro giro, altro schenco, dovrebbero girare con maggiore velocità, rapidità al pallone, perché in Nofka sappiamo che possono andare in confusione se il pallone viene girato con estrema agilità. Ovviamente è proprio questo che manca, ecco qui il Freedom che conosciamo. Eh sì, adesso sta giocando molto bene, ma muore qua, si perde però. Non ha capito più quello che doveva fare, quindi si è un po' perso in se stesso. Barriga Rodriguez, Smile Watch, gira fallaccio qui. Si continua però, Dario Benko, gira per io da nero, ma questi palloni alti sono facili preda per i difensori del Freedom, che invece sono molto furbi del Freedom, giocano a palla bassa anche se fino adesso non hanno creato, diciamo, veri e propri pericoli. Amori, altro giro, cazzato il dal codice, gira molto bene. Adesso il pallone Kaneskadovic, gira per dal codice, attenzione, pallone in mezzo, non ci arriva qui Kaneskadovic, era buona lo schema. Comunque se il Freedom riesce a giocare velocemente sulle fasce può creare davvero molto e può far male all'Nofka, che sappiamo che non è una squadra fortissima, quindi se gioca velocemente il Freedom ha le capacità per farlo, solo che per adesso magari non ha trovato mai l'occasione, la partita, però sarà molte volte anche sfortunata rispetto magari ai Monsters. Però insomma questa può essere la partita per la rinascita della squadra di John De La Cruz. Al codice Kaneskadovic, oggi ricordiamo che mancano tutti e due gli attaccanti centrali del Freedom, Orecchio e Ciabatta, giocano infatti Kaneskadovic e un altro attaccante, aspettate che non ricordo il nome, Stat Sheet, sì, che comunque anche segnato contro l'Ipetente, se non erro. È un giocatore abbastanza concreto, quindi può far bene in questa partita. Andare, ma invece l'altra parte sono vari assenti. Poi anche la Juvenco non gioca Rambovic perché Falsi sembra essere al meglio della condizione, però insomma da solo lì in mezzo alla difesa del Freedom non è facile. Rambovic è sottotato di Falsa, gira molto meglio Guerrero, attenzione lo scatto del messicano. Poi vede che il codice è tornato su di lui, però Zibadro Nasovic, Barriga Rodriguez, il messicano, la porta a lungo, la progetta è sempre lì, però Barriga Rodriguez dovrebbe essere più veloce. Casco, Smilovic, buona prestazione adesso, Barriga Rodriguez. Eh sì, però poi non riescono nel 1-2, un po' troppo lenta la manovra del Nofka. È lo stesso problema di quelli del Freedom. Incazzato dice, dai il codice. Non passa, il Guerrero stavolta è lui a fermarlo. Il messicano gira per Nalivenco, che poi cambia tutto il gioco, attenzione! È proprio un po' troppo profondo per lo scatto di Barriga Rodriguez, che non è un velocista, però un buon passo direttamente. Kaneskadovic sbaglia totalmente, la manda direttamente in. Anzi, fallo laterale, non calcio d'angolo. Però siamo lì, Nasovic, può mettere in mezzo, tra pallone per Nalivenco che non
non ci arriva. E forse Valls, se faceva qualche passo in avanti, avrebbe potuto prendere lui il pallone. Annullare. Ma lui, ecco, gira per Zepadrona. Molto spazio adesso. Ufalz, attenzione, Ufalz. Il Guerrero, adesso il Nofco che attaccano. Ufalz, Barrio Rodriguez, palla sul fondo. Anzi no, palla raccolta tra le mani di Latanzowski. Il suo primo match, dato che Steven Kredin oggi è assente con problemi salutari. Ufalz, attenzione, è da solo falsa, però porta a portarsi a spasso tutta ad un briccola. Barrio Rodriguez qui nel 6 a Barrio Rodriguez, ma gli manco il destro, calcio d'angolo. Ma attenzione, il Novka li stanno portando tutti avanti con le grandi azioni di Barrio Rodriguez, che trova molto bene la Livenco, il tiro ribattuto e fortunato qui il freedom, un times addirittura a battere tutti in mezzo. Ma attenzione, Nasso c'è in mezzo, non arriva Amlaem al volo per la palla ribattuta, ma è sempre il Novka in attacco. La Livenco ci riprova, forse destro sul fondo stavolta, l'arbitro qui Kalamski non ha nessun minuto di recupero per il momento. Rinvio di Latanzowski, purtroppo di essere stato cinto, ma io Guerrero fa bene la guardia e qui finisce il primo tempo, infatti non c'erano minuti di recupero. Arbino Kalowski è stato preciso, break e torneremo tra 5 minuti.